Una notte ho sognato che mi ero perso. Stavo camminando nel bosco e sapevo dove volevo arrivare, ma non avevo idea di quale fosse la via corretta. C'è gente che ha paura di perdersi, che ti giudica e critica le tue scelte. Però la vita riserva delle strade che, anche se sembrano sbagliate, ti conducono a destini perfetti. Magari pensi che hai perso la tua vita con la persona sbagliata, che hai investito il tuo tempo in un lavoro sbagliato, vivendo una vita che non ti appassiona. Hai dovuto perdonare, sebbene non te lo abbiano chiesto. Hai dovuto tollerare persone che desiderano il peggio per te. E in questi momenti di incertezza pensi che ti sei perso. Pensi che sei solo, perché hai sbagliato la tua idea del futuro. Ma ciò non significa che hai sbagliato. Si commette l'errore di ridere di un seme solo perché non si conosce l'albero. Così discutiamo con Dio per i nostri percorsi, perché non conosciamo la fine di questo cammino. Ma quando torni ad alzarti con più forza, è grazie a tutte le volte che sei inciampato. Quando gioirai della vita, sarà grazie a tutte le volte che hai pianto. Quando festeggerai i tuoi trionfi, sarà grazie a tutte quelle volte che hai sbagliato. Ora posso sembrare una persona senza meta, ma in realtà mai come ora vivo la coscienza di me stesso. Dio non sceglie i più preparati per i suoi piani perfetti. Dio prepara i suoi eletti, e se più di una volta ti sei perso nel mezzo dell'incertezza, alza lo sguardo e vedi tutto quello che hai intorno. E poi chiediamo a Dio che ci dia tutto per vivere al meglio la nostra vita, quando in realtà ci ha dato la vita per vivere al meglio tutte le cose.